Vogliamo scrivere qualcosa? Sì. Scriviamo qualcosa, va. Loro, voglio dire le donne, ne sono fuori. Dovrebbero esserne fuori. Dobbiamo aiutarle a rimanere in quel loro mondo meraviglioso, se non vogliamo peggiorare il nostro. Joseph Conrad, un passo che viene dal suo famoso Cuore di Tenebra. E non è il caso di specificare a cosa si riferisse con quel fuori. È un passo che farà arrabbiare anche qualche femminista, eh? Ma vabbè, lasciamo stare discorsi troppo complessi. Allora, la penna, come vedete, ha scritto fluentemente, senza salti, senza incertezze. Allora, questo è un pennino fine, come ho detto. È un pennino fine e direi che è un fine rispettabile. È un fine rispettabile. Un bel fine. Allora, la prova sta avvenendo su carta rodia. Sì. Ho sbagliato, scusate. La prova sta avvenendo su carta favini. Da 120 grammi della linea Rismaluce. Allora, vediamo questo pennino se ci riserva qualche sorpresa. Allora, il pennino è un fine e non ha praticamente feedback. Scorre sulla pagina che è una meraviglia. Non graffia in nessuna direzione. Allora, devo dire la verità che nelle linee da destra a sinistra un po' di feedback lo sento, ma veramente non è una cosa così minima da essere praticamente inesistente. Comunque, ottimo pennino, nessun grattamento. Ottimo.
Vediamo la scrittura rovesciata. Come vedete, ci si può scrivere anche in modalità rovesciata. Vediamo. Modalità rovesciata produce un tratto extra fine. E continuo. Non ha perdite, non va in sete. Quindi direi che si può fare. Direi che la scrittura rovesciata è fattibile. Allora, durante la scrittura rovesciata comunque il feedback c'è, eh. Allora, non gratta la pagina, però si sente comunque che abbiamo un metallo che fa attrito su una superficie porosa. Allora, la scrittura rovesciata è possibile. Variazioni di tratto? Anzi, no, facciamo prima la continuità del tratto. Direi che la continuità c'è. Allora, la continuità c'è. Qui ho inclinato leggermente il pennino da cui si è prodotta questa. Ecco, vedete? Qui ho inclinato leggermente la penna, quindi non è un problema della penna. Allora, la continuità del tratto c'è, però devo dire che a lungo andare sembra che il flusso si assottigli un minimo. O quantomeno è avvenuto nella prima prova. Qui non vedo. Allora, nella prima prova evidentemente è stato un fallo della mia mano. Probabilmente ho tenuto la penna un pochettino inclinata. Va bene, comunque diciamo che continuità del tratto c'è. Il flusso per una fine. Il flusso, vediamo il flusso. Flusso, direi buono. Vedete? Il flusso mi sembra buono, non è esagerato, ma ne non è neanche non è neanche scarso. Variazioni di tratto. Allora, questo è un pennino d'acciaio rigido. Si ottiene qualcosa, ma veramente poca cosa. Non è esattamente un chiodo, ma non è neanche flessibile. Però comunque.
però comunque ha una sua leggera morbidezza che non guasta. Vabbè, diciamo penino rigido, non è un flessibile ed è rigido, ma comunque ha una leggera morbidezza. Vedete? Va bene. Beh, visto che l'ho nominata prima, la carta rodia, direi di provarla anche su quella, no? La Favini Rismanuce. Proviamo. La carta rodia è più indicata per le stilografiche. È una carta incredibilmente liscia. Vedete come la carta rodia favorisca un flusso maggiore. Non perché sia più assorbente, ma proprio il contrario, forse. Quindi la scrittura rovesciata è fattibile, produce un tratto extra fine, anzi qua direi addirittura un ultra extra fine. Eh sì, eh. Vabbè. E questa penna ha superato la prova scrittura con un 10 e lode. Il pennino è ottimamente lavorato, non produce nessun grattamento, non ha feedback, solo nelle linee destra-sinistra ho avvertito una leggera presenza. Una leggera presenza del pennino, ma altrimenti non esiste, scorre sulla pagina come se fosse una penna sfera. È una penna sfera che ha comunque un flusso da stilografica. Quindi a prova scrittura la penna è promossa. Poi, come dicevo, è comoda. L'impugnatura va ad assottigliarsi, è cilindrica, va ad assottigliarsi. Qui all'estremità troviamo questo rialzamento che ci avvisa, casomai le dita scivolino troppo, col rischio di finire sul pennino. Quindi la penna è comoda, io poi la impugno per la filettatura, quindi mi risulta comoda perché non ha una, come dicevo prima, non ha una
non è uno scalino notevole tra sezione e fusto. Quindi la penna è comoda. La penna è comoda. Tra l'altro la penna è leggera. Devo dire che è leggera sta penna, però comunque io la sento in mano, ha una sua presenza. E io la sento, ma cioè, sento il suo peso, ma sicuramente si tratta di un'impressione soggettiva, perché la bilancia non mente e la bilancia ci dice che è solo un paio di grammi più pesante di una Lamy All-Star. Quindi penna leggera, comoda, scrive bene. È meravigliosa. Costa poco. Costa poco. Sempre facendo i relativi confronti. Ha dei difetti questa penna? Eh sì. Ha dei difetti. Uno l'ho già detto, ma vorrei scartarlo come difetto perché, come ho detto, c'è chi apprezza una clip molto rigida e io no. Quindi questo difetto qua lasciamolo stare. Poi c'è il difetto della fascia, ma qui diciamo che è un difetto estetico, un difetto di poco conto. Cioè la fascia su cui è inciso due volte il nome della casa. Una ridondanza bruttina e fastidiosa perché uno spazio potevano destinarlo al nome del modello, no? Quindi anche questo è un difetto estetico di poco conto, può dar fastidio fino a un certo punto. In verità, in questa penna ho trovato un solo difetto, che però potrebbe essere un problema della penna che è capitata a me, quindi un problema solo di questa. E il difetto di cui parlo è questo: guardate, nel momento in cui vado a chiuderla, capita spesso che il cappuccio, ecco, vedete? Capita spesso che il cappuccio si avviti male, finisca sbieco e si incastra. E questa cosa, devo dire che mi capita fin troppo spesso e non è una cosa bellissima. Perché? Perché a lungo andare, temo, con questi sbagli, ecco qua, vedete? A lungo andare, temo che la filettatura, con questi continui sbagli, si rovini. Si rovini e quindi il sistema di chiusura se ne va alle ortiche. Ecco, vedete? Il cappuccio finisce storto. Insomma, dai, questo è una cosa che non mi piace granché. Io ovviamente ci faccio attenzione adesso. Cerco di farci attenzione perché conosco il problema, però comunque qua col tempo, continuando a sbagliare, anche se ho imparato ad avvitare a chiudere la penna in modo cauto,
Però continuando a sbagliare un po' alla volta, temo che la filettatura vada in malora. E quindi questo è l'unico problema reale, tecnico, che mi sento di segnalare di questa penna. Ora, a capire se capita solo a me. E nel caso fosse così, vedrei di farmela sostituire, visto che è in garanzia. O se magari è un problema endemico. Ecco, vedete, un'altra volta si è incastrato, no? Adesso no. Se è un problema endemico, cioè del modello, in quel caso dobbiamo chiudere un occhio. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo fare attenzione. E poi c'è un altro problema, che però è un problema che magari mi sto facendo solo in testa io. Come vi ho detto, nel cappuccio c'è una vite. C'è una vite. La vite che tiene ferma la clip. E io con le pelle cinesi ho avuto varie esperienze di viti dei cappucci che con l'andare del tempo si sono arrugginite. Questa è una penna cinese, però è anche una penna seria. Una penna seria, qualitativamente di alto livello. E per cui non dovrei temere sta cosa, no? Non dovrei temere che questa vite a un certo punto la scopra arrugginita. E questo solo il tempo ci dirà, solo il tempo mi dirà se ciò che temo adesso ha una base, ha un fondamento, oppure è una stupidaggine. Pensate che con alcune penne cinesi o prodotte in Cina, però molto più economiche di questa, con alcune penne la vite mi si è arrugginita, direi per evaporazione dell'inchiostro. Visto che non lavo sempre il cappuccio, con alcune anzi non l'ho mai fatto. Vedremo, dai. Vedremo il tempo cosa ci riserva, ma dovrei stare tranquillo perché ripeto, questa penna sembra fatta a modo, i materiali, la cura. La cura persino delle parti non visibili. Ho detto che ho smontato completamente il gruppo pistone. Anche questo, il fondello. E all'interno non ho trovato nessuna sbavatura. Non ci sono sbavature all'interno, non ce ne sono all'esterno. Quest'anello è perfettamente centrato. Quindi una penna stupenda, una penna che è affidabile, in fatto di scrittura. Che sembra affidabile nel tempo, salvo questo problema alla filettatura della chiusura del cappuccio. È una penna che costa poco, che ha una resina, un acrilico spettacolare. La consiglio? Sì, senza indugi, la consiglio.
La consiglio caldamente. Quindi penna consigliata. Poi fate voi. Fate vobis. Ah, c'è da dire che di questo modello della Original si sono aggiunte un paio di versioni a quelle 4 della prima tornata. E sono versioni dalla resina sobria. Diciamo che se c'è qualche adulto che non apprezza questa vivacità, può puntare a una di quelle. Sto parlando di una completamente nera, la black, e poi c'è una completamente trasparente, che sarebbe la Demonstrator. Signore, gentili signori del canale, come avete potuto vedere dal testo che ha introdotto quest'ultima parte, sono passati vari giorni dalla fine delle riprese della recensione. Sono passati vari giorni perché ho preferito usare cautela. Questa è una penna economica, ok, però 45 euro non sono mica noccioline. Visto che avevo la responsabilità del consiglio, ho preferito aspettare, appunto usare cautela e provare meglio la penna, provarla meglio, in tutta calma, con occhi vigili. Ed eventualmente cambiare l'opinione finale se si fosse manifestato qualche problema che mi era sfuggito alla prima prova. Allora, dopo questi giorni in cui l'ho provata, appunto, in cui l'ho usata e ci ho scritto parecchio, il mio giudizio è cambiato? No. Tutto sommato resta lo stesso. Penna economica, alla portata di tutti, penna spettacolare, fatta con serietà, se escludiamo qualche piccola pecca estetica. E quindi consigliatissima. Però, siccome sono onesto, siccome sono preciso e siccome non voglio la coscienza sporca, devo informarvi che in questi giorni uno scherzetto me l'ha propinato. Allora, dopo aver scritto varie pagine, varie decine di righe, a un certo punto la penna a tracchete ha smesso di scrivere. Credo sia quel tipo di problema che viene chiamato sete. Quindi la penna ha smesso di scrivere malgrado il serbatoio fosse ancora pieno. E per riavviarlo ho dovuto scuoterlo un pochino. Ho dovuto darle un paio di bottarelle. Non fraintendete, bottarelle non in quel senso, nel senso di botte piccole. E insomma, dai. Allora, non l'ha più fatto. Non ha più proposto lo stesso problema. Quindi resto perplesso. Cosa può aver causato quella interruzione del flusso? E chi lo sa, magari è stato l'inchiostro, il sangue di scrittore, magari qualche
non lo so, qualche particella di qualche tipo frapposta in mezzo ai rebbi. Onestamente non lo so. Mi basta sapere solo che non l'ha più ripetuto. E va bene, monitorerò la situazione. E casomai, se dovesse rimanifestarsi il problema, vedrò di informarvi in qualche modo. Quindi, penna consigliata, continua a darmi quel problema del cappuccio. Continua a darmi il problema del cappuccio, ma qui va appurato se non sia il mio esemplare ad avere un problema, o se è un problema endemico, cioè che si ripete nella fabbricazione di questo modello. Quindi penna consigliata, penna spettacolare. E poi fate vobis. Allora, cosa ho dimenticato di dire nella recensione? Eh sì, ci sono state delle piccole mancanze. Allora, la prima è che la livrea, o meglio, la resina della penna, è attraversata da un paio di zone. Come possiamo chiamarle queste zone? Ecco, vedete, ce n'è una qui e una direttamente all'opposto. Sono fasce che hanno una iridescenza, opalescenza. Non lo so, decidete voi. Comunque vedete, ci sono tipo brillantini. C'è una imbrillantinatura. Ecco, vedete come la luce evidenzia questo sfarfallio di lucine. Quindi queste due fasce che rendono la penna ancora più spettacolare, ancora più bella. Queste due, queste fasce su cappuccio e fusto sono allineate. Vedete? Non lo sono però sul fondello. Non lo sono sul fondello e qua mi sa che qua non so se la colpa è mia, perché quando ho smontato il gruppo pistone, può darsi che nel rimontarlo non abbia rispettato il senso preciso di abitamento. Allora, su questo magari vi aggiorno in futuro, quando sarà il momento di rismontare la penna. E cercherò di verificare. Allora, queste zone di imbrillantinate, come le possiamo chiamare, opalescenti. Allora, queste fasce sono presenti anche sulla sezione, sull'impugnatura, vedete? Però purtroppo non sono allineate. Non sono allineate le fasce del fusto. Vedete? Qua ce n'è una che però non si allinea E qua purtroppo non posso fare niente perché l'impugnatura credo sia incollata al fusto.
Allora, un'altra cosa che ho dimenticato di dire l'altra volta, durante la recensione, è che la cura estetica del pennino, la cura del pennino sembra aver subito un degrado estetico rispetto ai primi modelli, alle prime penne. Allora, nelle prime penne il logo del narwalo era satinato, era lavorato col laser, mi sembra. Ad ogni modo appariva con un diverso colore rispetto all'argento circostante del pennino. E questo lo faceva risaltare. Purtroppo nelle penne nuove, ciò si è perso. Si è perso e per di più sembra che le incisioni siano parecchio superficiali, queste sono quasi invisibili, sono. Quindi la bellezza del pennino, la bellezza estetica del pennino ha perso qualcosa ha perso qualcosa rispetto ai primi modelli, alle prime penne sfornate. Ora, il mio sospetto è che abbiano fatto questo per evitare di far lievitare il prezzo della penna. Per evitare di farlo lievitare in seguito all'aver inserito nella scatola la chiavetta per smontare il pistone. La chiavetta all'inizio non era presente. L'hanno aggiunto in seguito e forse, evidentemente, per appunto non far aumentare il prezzo, perché ricordiamoci che la penna deve essere alla portata di tutti. Ricordiamoci che i nostri due eroi, Frank Zhang e Samuel Peng, vogliono portare vivacità cromatica everywhere. Quindi per evitare di far aumentare il prezzo della penna, hanno tolto di qua e hanno aggiunto di là con la chiavetta. Questo almeno è il mio sospetto. Ma comunque sembra che si vendano dei pennini a parte dalla Narval. Mi sembra di averne visti in qualche sito con disegni diversi, con incisioni diverse e magari anche con il logo in satinato. Che dire più? Niente. E il giudizio resta invariato. A parte il problema del cappuccio. Quindi penna stupenda, scrive benissimo. Fatta eccezione per quell'episodio di sete, che spero non si ripeta in futuro. Va bene, ma quello lo dovrò appurare appunto in futuro. Magari quando avrò cambiato inchiostro. Magari provando la penna con altri inchiostri. Va bene, ci aggiorneremo strada facendo. Che dire più? Ah, l'inchiostro. Mi piace? Diciamo che non che mi aspettavo qualcos'altro. Non mi ha deluso, ma non mi ha fatto neanche impazzire finora, eh. Poi magari dipende da forse la penna che non sa valorizzare, che so, le sue sfumature. Boh. Da provare con altre penne. Direi che abbiamo concluso. Allora, sperando di non aver annoiato veramente a morte questa volta qualcuno,
questa volta con un video addirittura di 1 ora e 20 e oltre, sperando di non aver annoiato a morte qualcuno, sperando di aver esposto i pro e i contro della penna in modo chiaro, preciso, puntiglioso, completo, ma soprattutto noioso, e sperando anche di non aver fatta disinformazione sulle informazioni circa la Narval. Allora, le informazioni che ho dato sono state il frutto di una ricerca abbastanza superficiale, abbastanza riposata. Ho visto qualche video, ho visto qualche recensione, ho letto qualcosa, ma non tutto. Il mio invito quindi è a farvi dominare dalla curiosità e di andare a spulciare il web in modo migliore di come ho fatto io. Beh, ci salutiamo. Alla prossima. Bye bye. Ah sì, Ambambue. E con questo siamo al 100%, BG. Tiè.